Creiamo una nuova acconciatura per Ori. Ti ho portato del nuovo filo per gioielli. Fantastico! Copri la testa con uno strato di pellicola trasparente. Aggiungi una salviettina umidificata sopra. È così buio! Non vedo niente! Sono un fantasma! Prendi la base per parrucca e dipingila d'oro. Ma i nostri parrucchieri hanno in mente un look diverso per Ori. I suoi bei capelli ricci sono super molleggianti! Wow! Che volume! Ori può acconciare i suoi capelli ricci con una spazzola come questa. La nostra ragazza ha gli occhi verdi, l'ombretto dorato e le stelle negli occhi. Finisci il trucco con il lucida labbra. È così carina! Hello! Una mia amica mi ha consigliato una soluzione per far crescere velocemente i capelli. È ora di provare una maschera per capelli magica. Applico la maschera. Che carina! Sì, ha funzionato! Adoro cambiare look. Il mio sogno si è avverato. Sylvie vuole togliersi il vecchio trucco. Adoro l'eyeliner. Il lucida labbra luccicante e l'ombretto glitterato. Anche le sopracciglia e le stelle sulle guance sono d'argento. Applica la pittura acrilica metallizzata lungo l'attaccatura dei capelli. Fai la frangia con le catenelle d'argento. Un nastro di strass e le catenelle con le stelle creeranno un look fantastico. La casa di Sylvie è tutta argentata. Tutto deve brillare come me. A proposito, è ora che mi prepari. Ops, sembra che questa spazzola per capelli non vada bene per me. Posso usare questo spolverino. Sylvie ha lucidato tutte le catene. Ora brillano come stelle. Fantastico, ora i miei capelli sono più lucenti di una palla da discoteca. Il tessuto atletico dorato è il materiale perfetto per fare un vestito. Wow, è molto elegante! Possiamo realizzare una gonna tutù con dell'organza con stampa floreale. C'è un enorme fiocco sulla schiena. Le scarpe dovrebbero abbinarsi al resto del look. I sandali dorati sono perfetti. Wow, un ammiratore segreto mi ha mandato un regalo. Oh, questi bellissimi orecchini completeranno il mio look. Ori si sta preparando per incontrare la sua amica. Cosa dovrei mettermi? Mi stanno bene entrambi i vestiti, ma questo con la gonna di organza è il mio preferito. Facciamo un box doccia per Sylvie. Le piastrelle stampate sono troppo banali, ma degli accenti glitterati le trasformeranno in un pezzo unico. Copri un pezzo di polistirolo con le piastrelle. Il pavimento è ricoperto di stelle scintillanti. Posiziona i mobili del bagno. Aggiungi una tenda da doccia. Sylvie si sta preparando per fare la doccia. Usa solo acqua scintillante per fare la doccia. Il sapone con l'argento renderà la sua pelle ancora più luminosa. Adesso brillo anch'io! Cosa potrebbe esserci di meglio? Crea una borsa con un anello di plastica. Le parti laterali saranno fatte di cerchi di cartone specchiato. Decora l'esterno con gli inserti in pizzo. Le corde dorate in finta pelle sono abbastanza resistenti per sostenere la borsa. Ori è molto loquace. Potrebbe parlare con la sua amica al telefono per ore, finché non si rende conto di essere in ritardo. Ok, sono pronta. Devo solo prendere la borsa. Ah, quale dovrei scegliere? Questa o quella? Non va bene niente. Ci sono troppe borse sullo scaffale. È difficile trovare quella che mi serve. Oh, eccola! In questa borsa ci staranno tutte le cose che mi servono. Nel caso di Ori, si tratta di molte, molte cose. Mi servono tutte queste cose. E se dimenticassi qualcosa? Finalmente Ori esce. Pensavo che non saresti venuta. Sono contenta che tu sia qui. E vanno a fare una passeggiata. Un vestito lungo è troppo formale per Sylvie. Preferirei un vestito più corto.
possiamo realizzare delle fantastiche spalline con le paillette olografiche. Modella la scollatura. Decora lo spacco della gonna con le catenelle. Voglio che tutti sentano questo suono. Amo essere al centro dell'attenzione. Dopo la doccia, Sylvie va a fare una passeggiata. Oh, vediamo. Il mio vestito è il più scintillante. I miei capelli sono perfetti. Esatto, ho bisogno di una borsa. Oh, dov'è finita? Qui ho già controllato, anche dietro il divano e anche dietro il comodino. Ero quasi pronta per uscire, ora è tutto rovinato. Dovrò comprarne una nuova. Possiamo realizzare una borsa alla moda con un lembo di tessuto olografico. Decoralo con le catenelle, gli strass e un portachiavi a forma di stella. È come se questa borsa fosse stata fatta apposta per Sylvie. Perfetta! Dato che non è riuscita a trovare la sua borsa, Sylvie è andata in un negozio per comprarne una nuova. Ce ne sono tantissime tra cui scegliere. La commessa del negozio ascolta le sue richieste e le offre alcune opzioni. Non brilla, è troppo formale. Che ne dici di questa? Oh, questi colori mi rendono triste. So di cosa hai bisogno. Mentre Sylvie sta leggendo una rivista, la commessa trova un modello esclusivo. Wow! Sì, è lei! Glitter, stelle! Oh, sono contentissima, grazie! Buona giornata! Torna presto! Goodbye! Delinea un vaso di plastica in questo modo e tagliane una parte. Aggiungi le cannucce ai lati, così il bordo sarà più sicuro. Wow, è così pulita che brilla! Possiamo fare un doccino con le decorazioni e il cavo delle vecchie cuffie. Incolla un paio di elementi per creare il rubinetto. I rubinetti rossi e blu regolano la temperatura. Realizza una testiera in tessuto con paillette. E con le perline al posto delle gambe, la vasca sarà stabile su qualsiasi superficie. Ori adora fare il bagno dopo una lunga giornata di lavoro. Passerò la serata a prendermi cura di me stessa. Riempirò la vasca di acqua calda. Oh, mi serve tanta schiuma. Ho bisogno di caffè, dolcetti e del mio telefono. Tutte queste cose mi aiuteranno a rilassare la mente. Oh, c'è tanta schiuma! Questi soffici asciugamani sono così morbidi che assorbono tutta l'umidità. Ti mostriamo un po' di cucina sperimentale. Sylvie ama il cibo originale. Uova al tegamino con spezie d'argento. I tuorli scintillanti sembrano deliziosi. La sua amica adora il fast food. Prepara l'impasto per fare i panini croccanti. Quindi fai friggere un hamburger di argilla. Aggiungi una piccola fetta di formaggio. E sopra metti fette di pomodoro e lattuga. Ricopri il tutto con il panino con semi d'oro. Ori ordina hamburger ovunque. È difficile accontentarla. Chi poteva sapere che al posto dei semi di sesamo volesse l'oro? Ah, deve dare una bella mancia allo chef per un piatto come questo. Delizioso! Le ragazze si incontreranno al caffè Lali Latte. Sylvie è arrivata per prima. Hi. Hi. Ori è in ritardo come al solito. Ordinerò da bere. Wow. Eccomi! Ciao, stai benissimo! Anche tu! Abbraccio! Ecco il nostro tavolo, siediti! Ecco le vostre bibite! Prendo un hamburger! E io le uova al tegamino! Oh, questo hamburger d'oro è delizioso! Non vedo l'ora che arrivi il mio ordine! Ecco le tue uova al tegamino! Non vanno bene! Le ho ordinate con le spezie d'argento! Puoi sistemarle in fretta, ho tanta fame! Eccole, molto meglio! Sono buonissime! Era tutto buonissimo! Oh, mi sa che abbiamo mangiato troppo! Dobbiamo fare due passi! Lascia che mi presenti, sono Audrey! Ma tutti nel mondo sottomarino mi conoscono come la Sirena d'Oro! Fortunatamente abbiamo l'argilla leggera!
Presto, un nuovo top è pronto! Aggiungi un po' di consistenza, in modo che assomigli a delle conchiglie. L'argilla si è indurita? Sì! È ora di dipingerla d'oro! I fili di strass renderanno il top ancora più bello! E 3 file di catene d'oro suoneranno ad ogni passo! Wow! Delle nuove mutandine di Ariel Secret! Useremo del tessuto con paillette per fare una coda. E le cerniere ti aiuteranno a mettere e togliere la coda facilmente. Forma le pinne. Non vedo l'ora di nuotare. Con una potente pinna come questa è facile percorrere lunghe distanze sott'acqua. Audrey è già arrivata allo scrigno del tesoro. Ho trovato una catena d'oro. Adesso è mia! Audrey ci mostrerà la sua casa. Vivo in un posto fantastico. Guarda quanto è bello il fondale marino. La sirena è amica di tutti. Le stelle marine le nuotano vicino e i polpi agitano i tentacoli quando la vedono. Tutti coloro che vivono nel regno sottomarino adorano la sirena d'oro. Sua sorella è una sirena d'argento di nome Mianna. Prendiamo le misure. Abbiamo bisogno di una pinna fatta di paillette d'argento da abbinarci. Guarda, è appena apparsa! Una pinna a 3 strati rende facile fare manovre tra le barriere coralline. Ed è anche bella! La vita è decorata con un cordino di seta e cristalli. E le catenine ai lati rendono la coda più elegante. Mianna ha uno stile unico. Al posto del costume da bagno, indossa un top argento e maniche. Sono l'anima della festa! La scollatura e le maniche hanno delle paillette luccicanti. Il top e la coda sono collegati da catenine d'argento. Guarda il mio vestito! Ogni dettaglio è perfetto! Ma il trucco non è ancora perfetto! Il rossetto argento sarà la scelta migliore! Sono così felice che Lalilu mi abbia aiutata! Sapevo che avrebbero fatto un ottimo lavoro e ora sono fantastica! Mianna vive nell'acqua fredda. Tutto qui è argenteo e scintillante, proprio come la neve fresca. Anche gli animali! Guarda la stella marina! E una conchiglia permette alla sirena d'argento di sentire l'eco delle acque dorate. Pronto? Oh, non mi risponde! La magia permette a Mianna di evocare una pioggia d'argento. Il mio potere viene dalle conchiglie d'argento! Eccone una! La sirena si sta godendo la sua vita sottomarina. Incolla un paio di strati di polistirolo. Crea la giusta consistenza. Fai la parte posteriore del trono con le conchiglie. Il trono è d'oro e scintillante. Ci sono cristalli sul fondo. Le catenine coprono ciascuna delle conchiglie. Che magnifico trono! Audrey sogna il giorno in cui sarà suo, così da poter governare il fondo del mare. Per ora è suo padre Tritone che detiene il trono. So che la sirena d'oro desidera un trono come questo. La sorprenderò. Audrey, sei cresciuta. Sì, papà. Perché? Ho una sorpresa per te. Che cos'è? Non vedo l'ora. Siediti. Questo trono è tuo. È proprio come il mio. Wow, non posso crederci. Sono nata per sedere su un trono come questo. Ho un tridente in mano. Oh, mi sono lasciata trasportare. Sei il miglior papà del mondo! Colleghiamo una chiave e uno spiedino di legno. Gli spiedini d'argento diventeranno un tridente. Copri i punti di attacco sotto una conchiglia. C'è anche un cristallo nel mezzo. Il tridente conferisce dei poteri speciali al suo proprietario. E puoi solo ereditarlo, non comprarlo. Ricordi il mio tridente? È ora che tu ne abbia uno tuo. Quello d'argento è stato creato per me. Ma devi dimostrare il tuo valore in combattimento. Il papà e la figlia hanno deciso di fare una competizione. La fortuna è dalla parte di Mianna. Sì, ho vinto! Sono orgoglioso di te, sirenetta. Ora il tridente è tuo. Audrey sarà super invidiosa. Avremo bisogno della metà di una statuetta di cane. Perché usare le zampe se hai una coda di argilla così potente?
decora la vita con gli strass e la pinna è tutta scintillante. Che bel cane! Pau, pau, glu, glu, glu. Molto tempo fa, le sirene vedevano i cani sulla terraferma. Secoli dopo, la magia ha dato ai cani marini una coda. Possono respirare sott'acqua e nuotare per lunghe distanze. E sono molto carini. Vuoi giocare? Dai, prendi questa stella. Il cane l'ha riportata subito indietro. Che bravo cane marino! Disegna una grande conchiglia sul polistirolo. La parte posteriore del trono ha la forma giusta. Crea un sedile con 4 strati. Applica uno strato di smalto e cospargi di glitter argento. Aggiungiamo un sedile di gomma piuma, così sarà più comodo stare sul trono. Decora il trono con catenine d'argento e decorazioni a tema marino. I glitter sono super scintillanti! Ottimo lavoro, Lalilu! Ok, ora ho un tridente. Questo significa che posso fare nuove magie. Dov'è il mio scettro? Lavoriamo insieme! Trono! Voglio un trono! Ops, il mio primo tentativo non ha avuto molto successo. Quello che volevo non era uno sgabello. Secondo tentativo. Trono, ti comando di apparire! Oh, è così oscuro! Il tridente l'ha preso da un castello di vampiri! Sbagliato di nuovo! Alla fine, il terzo tentativo ha funzionato. Mian è riuscita a imparare a usare il suo tridente. Ora il suo trono d'argento. Taglia un piccolo pezzo rettangolare di cartone. Aggiungi uno strato di colla e cospargilo di glitter. Questa è una carta di credito della banca sottomarina locale. Tutti nella famiglia di Tritone la usano. Conservare il proprio oro nei forzieri è antiquato. Lo fanno i pirati! Le sirene moderne hanno aperto dei conti bancari molto tempo fa. Audrey sta giocando con il suo cane Timmy. Ama andare a prendere le stelle marine. Dopo un altro lancio, annusa qualcosa di nuovo. E brilla! Timmy, mi hai portato una stella marina? Oh, la mia carta, dove l'hai trovata? Posso tornare a fare shopping, yeah! Bravo, cucciolone! La sirena va in una boutique per trovare qualcosa per completare il suo look. Ci sono tante cose eleganti! La commessa del negozio è qui per aiutarti. Stai cercando un abito firmato? Assolutamente no, mi serve qualcosa di speciale. Abbiamo accessori per tutti i gusti, non c'è niente che mi piaccia. Abbiamo anche un oggetto raro, una corona d'oro. Un vecchio anello? È rimasto nella sua scatola per molto tempo. Ci serve un cerchietto. Il mare ha portato a riva molte conchiglie. E decoriamo la corona. Sembra già carina, ma avrà un aspetto ancora migliore quando sarà d'oro. Delle piccole parti di una catena ci stanno benissimo. È davvero carina! La voglio! La sirena vuole provarla subito. La corona è esattamente quello che voleva Audrey. Questa corona sembra fatta per me. La prendo. Ecco la mia carta d'oro. Non riesco a credere a quanto sia bella. Grazie per l'acquisto. Raccomanderò la tua boutique a tutti. Avremo bisogno di un anello per fare la corona di Mianna. Gli spiedini d'argento sembrano dei raggi di luce e ci sono dei cristalli scintillanti sul fondo. Servono altri strass. Ho bisogno della corona più bella del mondo sottomarino. Possiamo capire, Mianna. È impossibile distogliere lo sguardo da un accessorio come questo. Le sirene vanno sui loro troni. Stai benissimo, sorella. Oh, Audrey, la tua corona è incredibile. Ne creerò facilmente una simile con la magia. Ops, Mianna deve fare più pratica con la magia. Una corona di carta stagnola non è bella come quella d'oro. Non arrabbiarti, sorella. Dopo aver fatto shopping ho pensato a te. Sono tornata indietro e ti ho preso questa corona. Come sei dolce! È bellissima! Grazie per il regalo! Ora entrambe le sorelle sono sedute su un trono. Miau! Questo gatto si è perso, ma Mianna non se ne va. Lo accarezza e lo porta a casa. Dobbiamo creare coda e pinne con la magia. Così questo gatto sarà in grado di vivere sott'acqua. Il pelo dell'animale è diventato argento e il gatto indossa anche un collare d'argento con strass.
È sorprendente! I gatti di mare, come i gatti di terra, adorano giocare con le piume. Miau! La sirena argento chiede a suo padre Tritone se può riavere il suo animale domestico. Ti manca quel gatto randagio? Sì, eravamo migliori amici. Guarda quanti animali abbiamo. Vuoi un cerbiatto? No, il cerbiatto no. Forse dovremmo prendere un cane. Oh, papà! Oh, mi stai facendo venire il mal di testa. Ok, puoi avere il tuo gatto. Sì, è il miglior gatto marino. Siamo fatti l'uno per l'altra. Sono venuta per l'audizione. Sei proprio quello che stiamo cercando. Ma dobbiamo cambiare un po' il tuo look. Wow, l'ombretto argento ti sta davvero bene. Questa tonalità è perfetta. Completa i capelli con l'extension argento. E cos'è? Snap, l'acconciatura è pronta. Grande! È il momento di cambiarsi. Una cintura con un fiocco di neve enfatizzerà la vita. Il nastro di broccato si trasforma in una frangia d'argento. E snap! La magia dell'inverno ha portato gli stivali per la ragazza. C'è uno strascico coperto di neve dietro la schiena di Elsa. La regina d'argento del ghiaccio e della neve è bellissima. Lungo la strada i ragazzi si sono fermati in albergo. Ma cos'è quell'arredo? Uah, a Elsa non piacerà! Hey! Oh no! Ok, lo sistemeremo. Un po' di magia. Wow! È molto più accogliente. E se mi sciogliessi a causa del camino? Ora Olaf può rilassarsi e prendere un gelato. Oh, fa così caldo qui! Ew. Oh, signorina, ti piacerebbe recitare in un nuovo video di Lalilu? Sembra grandioso! Delle ciocche luminose di capelli sono diventate trecce. Che bei tessuti! Ora è il momento del corsetto. Il tessuto è brillante. Il corsetto è ricoperto di decorazioni dorate. La splendida gonna sbuffo scorre verso il basso. Anna adora il suo nuovo look. Yay! Anna sta passeggiando per il porto. Abu vende la frutta fresca. E c'è una nuova attrazione, un'arpa dei desideri. Oh, cos'è successo? È un miracolo! Questi specchi sono perfetti! Ho un aspetto fantastico! Non appena Elsa usa il potere del ghiaccio, tutto si ricopre di brina. Uniscili con cannucce e filo di ferro. Abbiamo realizzato un supporto con un cono di polistirolo. Il gelo copre i rami e le bacche. Copri lo specchio con l'argento. Dovrò respirare sullo specchio. Ecco, sto bene da ogni lato. Oh, oggi è una giornata di sole. Mi rilasserò. Elsa, alzati! Anna sta chiamando! Cos'è quel casino sulla tua testa? Oh, guardati te! Hai i rami che sporgono! Anna, come stai, tesoro? Oh. È vero, darò un'occhiata più da vicino. Ecco, ora non si scioglierà. Sistemerò tutto. Ops, anche la carota si è congelata. Sembri strano senza. Sai, non ho bisogno dello specchio. Ti sistemerò io i capelli. Wow, Olaf! Perché non ci hai mai parlato del tuo talento? Un tappo di plastica e una cannuccia diventano un annaffiatoio.
Fai il manico. Taglia il beccuccio. Un supporto per candela lo decorerà. Aggiungi una base e... snap! Appaiono le foglie d'oro. È ora di prendersi cura del giardino. È ora di innaffiare le piante. Ah, Anna, ho un problema. Troviamo un sostituto. Che verdure possiamo usare? Mais, zucchina, barbabietola. Forse una melanzana. Niente è meglio della carota. Ma questa è troppo piccola. Dobbiamo annaffiarla. Sì, ora è cresciuta. È cresciuta anche troppo. Su, su, non sei sola. Mi prenderò cura della bambina. Laviamola con la neve e pettiniamola. Olaf si è fatto dei baffi. Assomiglia a Elsa. Lalilu, tieni. Un cerchio d'argento si trasforma in una graziosa gonna. Il nastro per il top era sotto uno strato di neve. E c'è un mantello dietro la schiena. Guarda che ragazza carina! Adoro Olaf! Oh. Aiuto! Oh, la mia bambina, ti mettiamo a letto. Beh, oggi è stata una giornata strana. Questo tappo ci servirà. Avvolgilo con la carta stagnola. Copri con l'argilla arancione. Abbiamo fatto una zucca matura con i lati dorati. La zuppiera ha un coperchio. Uno spiedino è diventato una maniglia. Aggiungi una foglia e voilà! Wow, sono secoli che non ricevo lettere! Elsa, sei così creativa! Cosa? Arrivi presto? Non vedo l'ora! Devo cucinare la zuppa al più presto! Verdure, copro con un coperchio. Olaf controlla la zuppa mentre io apparecchio la tavola. Ma il pupazzo di neve curioso ha rovesciato accidentalmente la casseruola. Ops! Presto! Devo coprire le tracce! Wow! È pulito ora! Spero che Anna non si accorga di niente! Cosa è successo? Elsa è già qui! Anna sta per servire il piatto principale. Ma la cena non c'è. C'è solo un biglietto di scuse. Olaf fa paura di essere nei guai. Ma le ragazze ridono. Prendi uno stampo. Snap! Si è rimpicciolito. Sì, un trampolino! Ehi, porta qui il materasso. Coprilo con del tessuto e aggiungi una base. Oh, è così morbido! Il letto ha iniziato a brillare d'argento. Taglia una palla di ghiaccio per fare una semisfera. Che carino! Disegna dei monogrammi su carta pergamena con la colla a caldo argento. Decora con fiocchi di neve. La bambina adorerà questo passeggino. Il babysitter Olaf ha deciso di portare la bambina a fare una passeggiata. Ma è impossibile stare dietro alla figlia di Elsa. Il gioco è finito. Oh no! Olaf è diviso in pezzi. Non l'ho fatto apposta, mi dispiace. Facciamo pace! Certo, piccola fuggiasca! Andiamo a casa! La baby Lola ha gli occhi azzurri e i capelli rossi.
queste trecce sembrano familiari. Un vestito da un nastro d'oro. Snap! Abbiamo fatto un mantellino. Finalmente i fiori si sono aperti. Il mulino emette suoni così piacevoli. È come se fossi in paradiso. Da dove viene quel rumore? Vado a vedere. Anna ha trovato una bambina tra i fiori. Piccola, da dove vieni? Oh, mi somiglia così tanto. Svuota un contenitore di melma. La palla di polistirolo è diventata una base. Un soffice pupazzo di neve con le braccia di ferro occupa il piedistallo. Il filo di ferro si trasforma in lame da slitta. La slitta è pronta! Aggiungi la glicerina all'acqua. È iniziata una tempesta di neve! Piccola, puoi sederti in silenzio per un paio di minuti? E finalmente finirò il mio libro! Voglio giocare! Aspetta un po', per favore! No! L'emozione della bambina ha causato una tempesta di neve! E la stanza si è ricoperta di ghiaccio! Ok, troviamo un giocattolo per te! Vuoi una palla di neve? O del ghiaccio? Forse un fiocco di neve? Oh! Aspetta, ti piace questa palla di neve? Non è bellissima? La palla di neve ha catturato l'attenzione della bambina. Oh, finalmente posso leggere in pace! Taglia un pacchetto del Kinder Joy e dipingilo di marrone. Ci sono strass ovunque! I petali scintillanti si sono trasformati in un bel girasole con un centro scintillante. Il filo di ferro diventerà un telaio stabile. Metti un cuscino e una coperta all'interno. Ora la bambina farà sogni d'oro. Anna ha deciso di portare la bambina a fare un pisolino in giardino, ma deve usare un trucco. Anna ha piantato un seme magico. Una culla girasole è pronta per portare la bambina nella terra dei sogni. Un po' di latte in biberon ed è l'ora del pisolino. Ciao, sei giusto in tempo. Puoi guardare la bambina? Certo, nessun problema! Divertiti! Ehi tesoro, facciamo un gioco più tranquillo! Le mie palle di neve non ce la fanno! Olaf, ciao! Puoi guardare la bambina? Sono entrambe così carine! Fantastico! Oh, le vertigini! Olaf, amico, svegliati! Cos'hai che non va? Oh ragazzi, ho lavorato troppo! Dove sono le vostre bambine? Quali bambine? Probabilmente l'hai sognato!